Buongiorno a tutti, sono Marco D'Aperno, il segretario generale di IGIBD, l'associazione italiana che si occupa dello studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali. In questo momento di emergenza, tutte le attività non necessarie, quindi non urgenti, non in classe U, sono state bloccate. Questo sia per liberare possibilità di assistenza maggiore negli ospedali, sia per non esporre pazienti che non ne abbiano necessità a dei maggiori rischi attraverso il transito in ospedale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte però le terapie necessarie, le terapie infusionali, tutte le visite necessarie per aggravamento sono ancora mantenute e devono essere mantenute. Vengono ridotte al minimo, all'osso, quelle attività che non sono strettamente necessarie e credo che questo sia ben chiaro a tutti i pazienti. Una cosa che ci viene chiesta spesso è proprio se l'utilizzo di farmaci biologici o immunosoppressori possa risultare in un aumento del rischio di ammalarsi di questa patologia, di questa infezione. In realtà ad oggi non abbiamo nessun elemento che ci suggerisca questo, ma ovviamente è possibile, è biologicamente plausibile che l'utilizzo di questi farmaci riducano un po' le difese, quindi potrebbero, almeno dal punto di vista teorico, determinare un impatto maggiore della malattia qualora questa venga contratta. In cosa si traduce questo dal punto di vista pratico? Si traduce nel fatto che semmai una maggiore ancora cautela nei contatti, nelle norme igieniche, per evitare che il contagio ci sia, dato che non abbiamo al momento elementi che ci permettano di dire se la malattia possa avere un decorso peggiore in presenza di queste terapie. Non è consigliabile, tuttavia, l'interruzione di questi farmaci, perché l'interruzione del farmaco potrebbe causare degli stati di infiammazione maggiori, dei maggiori rischi anche solo di dover essere ricoverati, di dover accedere alla struttura sanitaria, che in questo momento possono essere peggiori. Qualche piccolo segnale incoraggiante sembrerebbe esserci dal fatto che alcune categorie di pazienti biologicamente immunodepressi, come i pazienti affetti da HIV, non sembrerebbero avere un maggior rischio di contagio o un maggior rischio di decorso aggressivo, ma questo non consente ancora di avere una cautela e deve essere assolutamente vagliato su numeri più grossi che purtroppo staranno maturando in questi giorni, in queste ore, anche con il contributo delle valutazioni fatte sui pazienti italiani. Nel momento in cui una persona affetta da malattia infiammatoria cronica intestinale dovesse essere affetta da Covid-19, dalla malattia da coronavirus, le cautele e le misure sono le stesse da applicare per la popolazione generale. Deve essere informato il centro di igiene relativo per poter essere monitorati, per essere confermato il sintomo. I sintomi più diffusi sono la febbre persistente, anche sopra solo 37,5-38. La tosse, soprattutto tosse secca. Allora, in presenza di questi sintomi, contattare l'ufficio di igiene per essere confermati, avviare un isolamento cautelativo rispetto al resto della famiglia, proteggere i nostri familiari e seguire tutte le norme che verranno comunicate via via dall'ufficio di igiene. Non abbiamo elementi per immaginare che occorra fare qualcosa di diverso. In questo caso, e solo in questo caso, laddove il paziente che contrae una sicura infezione a coronavirus, sia sotto terapie immunomodulanti, che sia lo steroide, la zatioprina o quant'altro, qui siamo in presenza di una malattia infettiva sistemica grave e qui, in questo caso, vanno sospese le terapie concomitanti. Rispetto al rischio di contagio, le persone affette da malattia infiammatoria cronica intestinale debbono mantenere le stesse cautele richieste alle altre persone. Non ci sono indicazioni aggiuntive perché non ci sono vie aggiuntive di contagio, il che però sottolinea assolutamente la necessità di mantenere la distanza interpersonale, di evitare i contatti, quindi per esempio guanti, piuttosto che il lavaggio sistematico, piuttosto o associato al lavaggio sistematico delle mani e alla loro disinfezione. La mascherina può servire a non
esporre gli altri a un potenziale contagio e può aiutare comunque a ridurre un briciolino il rischio di contagio proprio. Quindi tutte queste norme possono essere utilizzate, devono essere utilizzate dai pazienti affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale per prevenire il contagio a se stessi e agli altri, esattamente come la popolazione generale. Non ci sono elementi aggiuntivi specifici per questi malati, ma l'attenzione è uguale, è importante, è fondamentale per tutti. In questo momento di emergenza, le regioni, lo Stato, l'Organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale è posta sotto estremo stress. Credo che il supporto sia dal punto di vista del sapere che si è tutti insieme, quindi questo è fondamentale, rassicurare gli operatori che c'è il supporto di tutta la popolazione, cosa che in passato non era, ma che in questi giorni assolutamente con notevole piacere si nota e allevia la fatica degli operatori, sicuramente importante. Lo Stato e le regioni forniscono e forniranno sempre di più un supporto anche di logistica, di organizzazione e di chiarezza nella catena di comando, nell'organizzazione, nella fornitura di materiali che è essenziale per poter andare avanti. L'Italia si sta attrezzando in maniera assolutamente encomiabile per questo sforzo. Non eravamo pronti, come non era pronto tutto il resto del mondo che ci sta seguendo a ruota, sfruttando l'esperienza che l'Italia sta facendo. Quindi lo Stato e le regioni possono aiutare i medici ad assistere meglio i pazienti, fornendo più materiale di protezione individuale, in modo che il lavoro degli operatori sia il più possibile sicuro, fornendo organizzazione e logistica che semplifichi gli spostamenti dei pazienti e l'allocazione del giusto paziente al giusto livello di cura. Uniti insieme ce la faremo. Hashtag andrà tutto bene. I GBD, nella mia persona di segretario generale dell'Associazione Italiana per lo Studio delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, intende manifestare la propria vicinanza, il proprio supporto morale e, se possibile, materiale a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutti gli operatori sanitari che lavorano nel campo della salute in questa emergenza. Intende manifestare anche la solidarietà a tutti i pazienti che stanno affrontando con responsabilità e coraggio questo momento e che aiutano gli altri pazienti e la società generale a uscire da questo momento di crisi enorme. Forza, forza, forza.